Adesso non ti faccio entrare, non entri gatto, stai fuori, fuori, via. Sta cacciando il gatto, sta cacciando il gatto. Attento che ti denunciano per maltrattamento degli animali, eh. Federico, vai. Non è questo, non è un gatto di mia figlia, non è un gatto, è un manzo. Un manzo, cioè vuol dire una bestia feroce praticamente. No, una bestia. Mangia, a parte che è un parassita pazzesco, perché è, aspetta che non mi sento perché sono se rabbia, ma è un manzo grassissimo. Ma se lo porta pure dietro sto cazzo, quando ci sei tu, sto cazzo di gatto? No, no, no. Ah, perché sei a casa della tua ex moglie, sì, è vero, sì, è vero. Vabbè, sono cose che sono. Vabbè, sì, possiamo anche dare l'indirizzo a Siena. No, grazie, no. Ma voglio dire, è un manzo enorme. Amico mio, quanto costano le separazioni, i divorzi, amica mia! Ascoltami. Sono cazzi. Ti descrivo il gatto, che prenderei veramente le volte. Vabbè, è grassissimo, grasso. Mangia questi gourmet, non dico la marca, di questa roba di coniglio. Cioè, costa un fracco di quattrini. Ma tu contribuisci, contribuisci anche al gatto, no, oppure gli no? Gli alimenti al gatto. Alimenti al gatto. Ma la cosa che mi manda i matti, ai matti, è che questo viene, provi ad accarezzarlo perché ogni tanto, e lui ti graffia, mangia e se ne va. Adesso col cazzo. Vabbè, questo è normale, ma i gatti sono così, amico. Però posso lamentarmi? Ma sì, ma figurati, ma io infatti non ce li ho, chi se ne frega. Cioè, no, poi mi va benissimo. Beh, io non ce li ho, però, nemmeno i gatti, ho deciso di non avere più. Adesso non entra in casa, ad esempio, perché ha mangiato, ho provato ad accarezzarlo, non vuole, sta fuori. Vabbè, ciao.